Un primario per un reparto che funziona in minima parte, anzi, per dirla tutta, è un reparto quasi fantasma. Accade all'ospedale Camberlingo di Francavilla Fontana. Dal 6 maggio scorso è in servizio il dottore Luigi Troiano, 56 anni, originario di Monte Sant'Angelo. Un professionista che vanta un eccellente curriculum, ha lavorato nell'azienda sanitaria veneta. Il primario, al momento in assenza di ricoveri o donne gravide da far partorire, si occupa di prestazioni a livello ambulatoriali e interventi di piccola entità. Il punto nasce è chiuso dall'aprile dello scorso anno, una chiusura che ha provocato problemi e disagi, in qualche circostanza si è pure sfiorato il dramma. In servizio ci sono 5 medici del primario, risorse insufficienti per far riaprire il punto nascite. L'ex assessore alla sanità Rocco Palese a novembre dello scorso anno, in visita al Camberlingo, rassicurò tutti sull'impegno della regione sulla riapertura del punto nascita di Francavilla Fontana. Di tempo ne è passato e per il momento tutto tace. L'ospedale di Francavilla si trova in una zona strategica tra le province di Brindisi e Taranto, servendo un grosso ed importante bacino. C'è chi dice che il caso di ginecologia, con tanto di primario non operativo al 100% e non certo per causa sua, possa alla fine interessare la Corte dei Conti. Si vedrà.